Buongiorno a tutti. Si sente? Si sente? Ok. Buongiorno a tutti. Meno male che sia pensato Alba Rosa di portarci su questa terra dopo gli interventi di un altro pianeta di stamattina sulla salute globale, che secondo me sono molto più interessanti. Ritorniamo alle cosucce di casa nostra. Una volta si diceva pensare globalmente, agire localmente, forse vale ancora la pena di farlo. Due premesse: noi sono due anni che ragioniamo su queste delibere, cerchiamo di studiare in modo migliore possibile, poi intanto ci vediamo e scopriamo che non siamo d'accordo su un mucchio di cose, che le abbiamo interpretate diversamente. Questo forse perché siamo un po' tonti, forse anche perché le delibere sono mostruosamente nebulose, complicate e poco chiare, e oltretutto subentranti una via l'altra, probabilmente loro continuano ad aggiustare un po' il tiro e questo ci mette in difficoltà per capire cosa veramente sta succedendo. Allora, devo parlare della medicina di base, è il mio lavoro. Allora, universale, diffusa capillarmente sul territorio, gratuita. Questa è la medicina come è stata dipinta dal Servizio Sanitario Nazionale nella riforma del 78. Il medico di base è il primo punto di contatto con il paziente. Non mi dilungo sull'importanza della sua figura, perché possiamo poi citare 1000 casi che non vanno bene in medicina di base, però un medico dovrebbe conoscere i propri assistiti, le loro storie familiari, sociali, lavorative, le difficoltà. È un medico che è chiamato a gestire, a riconoscere le emergenze, le urgenze, a capire quali sintomi vanno affrontati e in che tempi. Un medico dovrebbe saper fare della prevenzione e dovrebbe avere anche un occhio di riguardo alla gestione delle risorse economiche e umane di tutto il servizio sanitario. Quindi un ruolo fondamentale di perno di tutto il servizio sanitario. E in questi pochi minuti tento di spiegare perché questa figura così centrale rischia di diventare quello che in realtà affossa il servizio sanitario. E due punti prima sulle riforme. Per quello che ho capito io, è fuori discussione che queste riforme non hanno l'obiettivo di migliorare lo stato di salute della popolazione. Questo, mi prendo la responsabilità di queste cose, ma secondo me la salute in queste riforme rimane neanche un obiettivo, rimane sullo sfondo. Di salute non si parla praticamente mai. È stata una riforma che è stata pensata per favorire il grande capitale finanziario, che o è già dentro negli ospedali milanesi oppure tentava di entrarci. Inserendo la figura del gestore, che ricordiamo, come diceva Alba Rosa, è sempre un soggetto privato, si fa un salto di paradigma in tutto il servizio sanitario, perché che sia l'ASL, l'ATS, la Regione e lo Stato non sono più tenuti a tutelare la salute dei propri cittadini. La salute dei cittadini viene affidata a un gestore privato con un libero contratto, quindi quello che è il servizio sanitario pubblico può chiamarsi fuori da quelli che sono i suoi doveri costituzionali. Un contratto di tipo assicurativo tra gestore e paziente, e questo rappresenta un salto di paradigma senza precedenti. Questo è uno dei motivi per cui una riforma di questo tipo rischia di affossare tutto l'impianto del servizio sanitario. Quindi la non esigibilità dei diritti da parte dei pazienti. Allora, come sappiamo, come ci hanno già detto, fino a questo momento il piano era ben congegnato, ma non ha funzionato, come era per la brillantina Linetti. Non ha funzionato per il momento, in realtà le cose sono in trasformazione, sono in rapida trasformazione. Per il momento ci sono volute 5 delibere, tutta una sesta annunciata tra breve, perché ci sono stati altri cambiamenti di cui poi vi dirò, un po' di modifiche in corso d'opera per arrivare a dei risultati assolutamente deludenti, come diceva Vittorio, ha aderito meno della metà dei medici, ha aderito neanche il 10% dei pazienti. I dati sono sicuramente destinati a cambiare e a peggiorare per quanto riguarda la nostra posizione. E comunque questo fallimento evidentemente non costituisce un motivo di fallimento della delibera per l'assessore. Lui dice ci vorranno 5 anni per andare a regime, noi cominciamo a ricordargli che ne sono già passati 2 comunque, quindi anche per lui il tempo comincia a stringere. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che gli assistiti innanzitutto hanno poco compreso quello che gli è stato proposto, nel senso la letterina che gli è arrivata a casa è una letterina visibilmente di stampo elettorale, perché è arrivata un mesetto prima delle elezioni,
era assolutamente incomprensibile. Io penso che la metà delle persone l'abbia buttata via senza neanche capirsi cos'è, l'altra metà l'ha messa in un cassetto. Se devo dire la mia esperienza, non più del 10% dei miei pazienti, dei pazienti che hanno ricevuto la lettera, è venuta a chiedermi qualcosa. Quindi, diciamo, dal punto di vista comunicativo, la regione ha bucato. L'altra cosa che è successa è che di fatto i cittadini, con i loro comportamenti, hanno pensato che affidare un bene importante come la propria salute agli ospedali, ma non agli ospedali perché c'è sfiducia negli ospedali, gli ospedali in quanto organizzati in maniera rigida, non fosse la soluzione migliore. Quindi i cittadini cosa hanno fatto? O sono stati fuori, fondamentalmente hanno seguito il loro medico. Sono quelli che hanno deciso di andare a parlargli, se il medico gli diceva guarda, va bene così, probabilmente firmano, se il medico gli dice buttala via, probabilmente butta via la lettera, perché ribadiscono in qualche modo la fiducia in un rapporto che dura da anni, insomma da decenni. Quindi questo è quello che secondo me sta succedendo in questo momento. Questo ci porta a considerare che il ruolo degli ospedali per il momento è assolutamente marginale. Quindi a questo punto la palla rimbalza nel campo dei medici di base. Se la riforma viene affossata o in qualche modo sopravviverà, secondo me dipende molto dalle scelte che faranno i medici di base. E, ribadendo poi che gli ultimi decisori finali sono ovviamente i cittadini, e quindi si prenderanno faranno le loro scelte. Allora, i medici cosa hanno fatto fino adesso? Fondamentalmente quelli che stavano all'interno di cooperative già strutturate hanno aderito a questo progetto, quelli che stanno fuori dalle cooperative non hanno aderito a questo progetto, banalmente, al di là dei tanti giri ideologici che devono fare. Ok. Quindi allora cerchiamo di capire cosa sono queste cooperative, che sono quelle che in qualche modo in questo momento stanno tenendo in piedi la riforma, e solo loro stanno tenendo in piedi, perché sono già andata a catafascio. Le cooperative compaiono per la prima volta negli accordi collettivi nazionali, che sono il nostro contratto di lavoro fondamentalmente dei medici di base, con lo Stato nel 2005. E il contratto collettivo nazionale recita così: i medici di medicina generale possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo secondo i principi che poi vedremo. Questo per alcune finalità, ovviamente, per facilitare il rapporto tra cittadino e medico, per garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, per realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, per perseguire maggiori più qualificanti standard strutturali e strumentali, per condividere e implementare linee guida. Quindi tutte cose assolutamente condivisibili. Le forme associative che vengono riportate nell'accordo sono di due tipi. Forme associative che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture, che fondamentalmente sono quelle che voi vedete oggi nelle medicine di gruppo e nelle medicine di rete. Quando voi andate dal vostro medico di base, a volte lo trovate che lavora in studio insieme ad altri colleghi, quella è la medicina di gruppo, a volte lo trovate pur lavorando da solo nel proprio studio, è collegato in rete con altri colleghi che hanno l'accesso ai dati dei pazienti reciproci. Quella è una forma organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale. Il secondo tipo di cooperativa è questo qui. Dice forme associative quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano medici per statuto, e me la taglio. In ogni caso, dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici. Queste sono le cooperative che oggi si cambiano a fare i gestori. Quindi qui c'è un salto, assolutamente uno splafonamento dei compiti delle cooperative. Le forme associative di cui è presente Coma, quindi tutte entrambe le forme cooperative, dice non possono assumere carattere di soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di quantità e qualità. Possono semplicemente fare delle proposte. Tutte le cose vanno concordate a livello sindacale, quindi tutte le modifiche dei contratti e della presa in carico dei pazienti va concordata tra sindacati e parte pubblica. Quindi il ruolo delle cooperative può essere semplicemente propositivo, però qui subentrano delle altre cose. Succede che la maggior parte delle cooperative fa capo a un sindacato, un ben preciso sindacato di medici di base molto forte a Milano e in tutta Italia,
e ovviamente quando il sindacato va a fare le trattative regionali porta a casa dei vantaggi per la cooperativa. Non c'è da meravigliarsi, ma questo è quello che succede. E può anche succedere che esponenti di sindacati di primo livello, soci delle cooperative, vanno a fare le trattative regionali e contemporaneamente, è successo, hanno degli interessi e sono soci di società private che forniscono servizi alle cooperative stesse. Io non parlo di conflitti di interessi, ma forse un minimo di opportunità su fare alcune cose e alcune no, e forse possiamo anche trovarlo. Questo qui lo trovate sui siti delle persone, non faccio nomi, però sono dati assolutamente. Quindi, stando a quello che abbiamo mostrato fino adesso, chi almeno risulta siano modificate questo accordo collettivo del 2005, però quelli nuovi non hanno toccato questi punti, quindi io credo che rimangano ancora in vigore. Le cooperative non dovrebbero avere requisiti per prendere accordi direttamente con i pazienti, né tantomeno per gestire la loro patologia. Sono società costituite da medici che offrono servizi ai medici, servizi importanti che fino adesso sono stati volti a ridurre il carico burocratico, a ridurre le spese, a facilitare la gestione degli studi, ma medici per medici, non medici per pazienti. Quindi questo salto di qualità è un salto, secondo noi, pericolosissimo, intanto di deriva culturale, e poi c'è implicito, ma neanche tanto, l'accettazione di un vincolo economico tra medico e cooperativa, per cui se l'entrata della cooperativa alla fine dipende da quanti pazienti vengono arruolati e la ricaduta è anche sui pazienti, evidentemente anche qui il medico, come dire, può essere più bravo del mondo, il più onesto del mondo, ma un minimo di conflitto di interessi ci sta, nel senso che più ruoli, più le cooperative sopravvivono e forse più qualcosa ti ritorna indietro. Ribadito che il gestore della cooperativa, lo ribadiamo, l'abbiamo detto tutti 4 volte, ma questo deve essere chiaro, il gestore non è il medico, perché è la cooperativa che firma il patto di cura del paziente, e sarà la cooperativa che metterà la fattura all'agenzia di tutela della salute. Quindi il medico, ora come sempre, fa questa cosa orribile che si chiama clinical manager, poi possiamo sparare sull'inglesismo, possiamo dire che non ci piace la definizione, però è quello che ha sempre fatto. Fondamentalmente il medico insieme al paziente è quello che gestisce la salute del proprio assistito. Di comune accordo, ovviamente, non è che... però da quando si è servito sanità internazionale il medico questa cosa fa. Un'altra cosa voglio dire, che ha già accennato Vittorio, questa cosa per cui le cooperative sono interessate a ruolare il più possibile ha portato a un fenomeno che è quello che, volendo essere benevoli, possiamo chiamare l'arruolamento attivo, nel senso che, ripeto, a me non è venuto più del 10% delle persone a chiedermi qualcosa delle lettere. Questo vuol dire che i medici, quando vedono i propri pazienti, i medici che hanno aderito a questa riforma, quando vedono i propri pazienti, gli propongono questa cosa, se non addirittura non vanno a chiamarli a casa, come ci ha raccontato prima Vittorio, e questo, come dire, è un po' ovviamente una forzatura, perché io non penso che siano stati molti pazienti che sono andati al proprio medico a dirgli voglio firmare con te un patto di cura e farmi curare dal gestore. Io penso che possiamo contarli, non so, in tutta la Lombardia andiamo a contarli. Sì. Allora. Finisco rapidamente. Allora la domanda è cosa conduce i medici che fanno parte delle cooperative a pensare che stanno facendo la cosa giusta. Magari ha ragione loro, il tempo se lo dirà. Io penso che da un lato ci possa essere c'è sicuramente un tornaconto economico che non è sconvolgente rispetto al budget dello stipendio annuale di un medico, e però insomma, come dire, nessuno sputa sopra niente, quindi può essere una buona fetta. Dall'altra parte può essere un'adesione ideale al fatto di essere convinti che si lavora ancora nel pubblico e quindi in qualche modo si salvaguardia il proprio servizio sanitario nazionale. Facendo così, secondo me, si diventa più realisti del re, come abbiamo visto negli ultimi 40 anni di esperienza politica. Questa cosa non funziona, non può funzionare. Se anche fosse quello che spinge i medici a pensare
di salvare così un servizio pubblico, nel momento in cui tu lo consegni a una cooperativa privata hai già chiuso in partenza. Le ultime due cose sono, come dicevo prima, di salute non si parla, tutto quello di cui ci ha parlato Maciocco stamattina, dell'organizzazione del lavoro, del team multiprofessionale, della formazione, qui dentro non c'è assolutamente traccia, e quindi io penso che queste cose sono, che questa delibera non stanno in piedi. Noi ci affidiamo ovviamente al TAR perché pensiamo che siano anche incostituzionali, ma ci affidiamo soprattutto al lavoro delle persone che devono capire bene che questa cosa non funziona, devono andare ai propri medici confermando la propria fiducia piena se ce l'hanno, ma dicendo che non vogliono farsi, non vogliono firmare su un patto di cura, vogliono rimanere liberi di essere curati come hanno sempre fatto. Grazie.